Gesù e Maria ci tendono la mano in ogni momento della giornata. Infatti, non ci lasciano mai da soli. Ascoltano costantemente le nostre preghiere e vegliano su di noi quando cala la notte e tutto il mondo riposa. Anche quando dormiamo, loro si prendono cura di noi. Maria ci avvolge con il suo manto celestiale e Gesù ci benedice e chiede a Dio di realizzare le nostre grazie. Recita ogni notte questa preghiera. Molti credenti affermano di aver avuto un dono grande dal Signore, ovvero aver ricevuto in sogno Maria e Gesù, che con la loro amorevole dolcezza hanno donato sostegno e speranza a quanti li abbiano invocati. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari Gesù e Maria, ci rivolgiamo a voi con questa supplica per chiedere la misericordia, l'aiuto e la protezione su tutti i nostri cari. Consapevole dei rischi e dei pericoli in cui si trovano le nostre famiglie e considerando con timore e sofferenza che questo stato di cose si fa sempre più grave e imminente, osiamo alzare i nostri occhi a voi, santissimi Gesù e Maria, per chiedere di venire in soccorso delle nostre famiglie e di racchiuderle nei vostri cuori, affinché siano protette spiritualmente, moralmente e fisicamente. Non avendo altra speranza se non in voi, domandiamo con tutte le forze: aiutaci Gesù, Maria e Giuseppe, conservateci l'unità, la fede, la carità, l'onestà, la rettitudine, la purezza dei costumi, la liberazione dei vizi più pericolosi e devastanti. A questo fine, consacriamo le nostre famiglie ai vostri sacri cuori, Gesù e Maria, e confidiamo nella vostra bontà e misericordia infinita. Noi abbiamo dunque paura della sovrabbondanza del male, ma con estrema fiducia ci affidiamo ciecamente ai vostri cuori, Gesù e Maria, perché le nostre famiglie siano salvate e preservate da ogni rischio e pericolo. Cuore Immacolato di Maria, tabernacolo e tempio della Santissima Trinità, sede del vostro potere, sede della sapienza, oceano di bontà, ottienici dallo Spirito Santo che il nostro cuore sia il tuo nido, dove riposare per sempre. Vergine Santa, nobile Regina degli Angeli, sposa dello Spirito Santo, ricordati che sei mia madre. Tu, che intercedi presso tuo Figlio, ascoltami e dammi la grazia che umilmente ti chiedo con tanta urgenza. Dolce Maria, Madre amata, liberami dai nemici della mia anima e dai mali temporali che minacciano la mia vita. A te tutta la mia gratitudine e devozione. Portami quello che mi serve così tanto, quello che con tutto il fervore della mia anima chiedo, per l'amore di Gesù e per il tuo, se per la gloria della Santissima Trinità e il bene della mia anima. Vengo a te, vengo a chiedere la tua potente intercessione in questo difficile bisogno, per ottenere la soluzione a questo problema impossibile che mi provoca tanta disperazione e lo trovo irraggiungibile con le mie forze. Signore Gesù, mi presento dinanzi a te così come sono. Mi pento di tutti i miei peccati e chiedo il tuo perdono. Nel tuo nome io perdono il male ricevuto dal prossimo. Rinuncio a Satana,
agli spiriti del male e a tutte le loro opere. Ti dono tutto me stesso, Signore Gesù, e accetto te come mio Signore, Dio e Salvatore. Guariscimi, migliorami e rafforza il mio corpo, la mia anima e il mio spirito. Vieni a me, Signore Gesù, ricoprimi con il tuo sacro sangue e riempimi con lo Spirito Santo. Ti amo, Signore Gesù, lode a te, Signore Gesù. Io ti ringrazio, Signore Gesù, e ti seguirò per tutti i giorni della mia vita. Amen.